La cartolina che arriva dal Santa Barbara porta con sé il profumo dell'impresa, l'ennesima di una stagione che passo dopo passo sta regalando al popolo di Branca una gioia inattesa e per questo forse ancora più bella. Anche il Lama deve arrendersi al cospetto di una capolista più forte delle assenze e capace di tirar fuori sempre solo il meglio da se stessa. Una vittoria che consente agli Sarelli di prendere il largo e andare alla sosta, mai così amica, con la consapevolezza di essere sempre più padrone del proprio destino. Al Lama resta la sensazione di averci provato, ma di essere mancato nei momenti chiave di una sfida che, per quel che ha regalato, sia in campo che fuori, non ha avuto nulla da invidiare a palcoscenici di categoria superiore. Gli applausi se li sono presi entrambe, ma il Fontanella ha semplicemente avuto un pizzico di voglia in più per spuntarla. Nonostante assenze in pompa magna, un classico nell'annata dei Brancaioli, fuori Ghirelli, Cacciamani e Carubini, con la batteria di fuori quota falcidiata e le scelte di formazione rivoluzionate per ovvie ragioni, tanto da obbligare gli Sarelli a lasciare in panchina Capitan Passeri e pure Marco Gaggiotti. Torna però Martini e la difesa ospite, suo malgrado, se ne renderà conto. Il Lama è praticamente al completo e nei primi 25 minuti mette alle corde i padroni di casa. È soprattutto il binario di sinistra a far male, quello scelto da Stefano Bartolini per creare i maggiori grattacapi. È sua la prima iniziativa della gara, col diagonale raso terra, facile preda di Federico Tasso. Ancora sulla sinistra i lamarini provano a passare, ma la conclusione di Mambrini stavolta non trova la porta. La capolista fatica ad uscire, il ritmo imposto dagli ospiti è forsennato. Martini però è ispirato, anche se in avvio, alla peggio su un duello con Michele Bartolini, tanto da dover uscire dal campo col naso grondante di sangue. La solita accelerazione sulla sinistra porta ancora Stefano Bartolini alla conclusione, ma Tasso è sempre attento nella risposta ed è sempre il numero 10 bianconero a creare maggiori pericoli. Gaggiotti interviene in maniera energica, Ferranti acconsente e lascia proseguire, Nesci calcia debolmente e Tasso la fa ancora una volta sua. La morsa degli Alto Tiberini non si allenta e Rampacci tenta a sua volta la conclusione dal limite, che pure non sorprende l'attentissimo portiere Brancaiolo. Soltanto intorno alla mezz'ora il Fontanella riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Mancini. Prima un'invenzione di Marchi mette Pierotti nelle condizioni di far male, ma l'uscita tempestiva e coraggiosa del portiere ospite ferma la trama dei bianco-blu. La partita si inquila fa il Lama, ma a passare sono i padroni di casa. Martini lavora un bel pallone per Gnagni, che serve Marchi, il quale senza indugiare troppo scarica un mancino carico di effetto alle spalle di Mancini. Una maledetta bella e buona, che infiamma il numerosissimo pubblico del Santa Barbara, oltre 500 spettatori, e rende merito al coraggio del giovane classe 1996. La folla stipata a bordo campo apprezza, ma lì Sarelli ha poco da gioire. Il terreno tradisce Montanari che si procura una distorsione alla caviglia, al suo posto dentro Gambini e nella ripresa il tecnico Brancaiolo dispone i suoi con un inedito 4-3-1-2. Ti aspetti la reazione del Lama e invece sono i locali a partire forte. Marchi è incontenibile e regala un assist al bacio per Martini, che a tu per tu con Mancini angola troppo il sinistro, spedendo la palla sul fondo. Bartolucci prova a scuotere i suoi, arriva puntuale di testa sul traversone di Mambrini, ma non in quadra allo specchio della porta. Marchi è ispiratissimo e tenta nuovamente la botta dalla distanza, con la palla che però non scende come vorrebbe. L'abbrivio è tutto di Marco Gubina. Baldinelli, schierato a destra e capace di graffiare come non mai, serve Martini sulla corsa e la conclusione dell'attaccante salti i riflessi di Mancini, che respinge il tuffo plastico. I pericoli per gli Alto Tiberini arrivano anche da destra, stavolta scende Pierotti, Simoni respinge il tuffo di testa, Gnagni raccoglie, poco fuori dall'area, ma non trova la porta. T'aspetti da un momento all'altro il 2-0 e invece all'undicesimo Ceppodamo vince un rimpallo con Gaggiotti e scodella al centro dove Bartolucci stacca più in alto di tutti, beffando con una morbida palombella il portiere locale Tasso che rimane a metà strada. Il Lama adesso fiuta la preda e prova a mettere la freccia, Volpia sul mancino una punizione invitante ma alza troppo la mira. La capolista riordina le idee e ricomincia a spingere. Martini, indemoniato, scatta sulla destra, resiste al ritorno di Michele Bartolini, ma viene chiuso in corner dall'uscita tempestiva di Mancini. L'azione che ne consegue porta alla conclusione Alessandro Gaggiotti, con Schiattelli che rinvia la sfera, evitando guai al proprio portiere, che di certo non aveva visto partire il tiro. I problemi muscolari di Tasso obbligano Lisarelli a congelare i cambi, trattandosi di un fuoriquota. Al 29esimo però il Fontanella si fa cogliere scoperto, con Stefano Bartolini che punta dritto verso la porta. Gaggiotti è puntuale nel chiudere in diagonale ed entra in contatto con l'attaccante bianconero, con Ferranti che lascia proseguire tra le veementi proteste della panchina ospite, che invoca il rosso diretto per il difensore Gubino. Simone intanto è costretto a cambiare maglia, ma deve indossarne uno al contrario, visto che non c'è una seconda numero 2. Il Lama torna a spingere, Bartolucci, ancora di testa, crea un altro grattacapo alla difesa di casa.
casa, con Frangioni che spazza via senza troppi complimenti. Mancano meno di 10 minuti ed è qui che il Fontanelle prova ad accelerare. È splendido il dai e vai tra Gambini e Gaggiotti sulla sinistra, col cross di quest'ultimo che crea imbarazzo all'interno dell'area della Marina. Pierotti appoggia per Martini, ma uno stoico Schiattelli, in disperato tackle, riesce a sventare la minaccia. Il pubblico di casa spinge la capolista a sferrare l'attacco decisivo, accappando qualche protesta sul contatto tra Martini e Michele Bartolini, sul quale Ferranti lascia correre. Interviene invece il direttore di gara quando Nesci entra in ritardo su Gnagni, regalando una punizione bianco-blu. Della battuta si incarica Gaggiotti, che scodella al centro trovando Francioni, abile a liberarsi dalla marcatura di Bartolucci e ancor più nel far esplodere la Mex quando il cronometro segna 41 minuti della ripresa. È il primo gol stagionale del gigante della difesa e rischia di rivelarsi dannatamente decisivo. Il Lama è fiorito e rischia l'imbarcata quando Martini lancia Pierotti in aperta prateria. Nesci non può resistergli, Rampacci non si fa scrupoli e rischia il tutto per tutto, trovando ricompensa della decisione di Ferranti di lasciar proseguire. Gli animi si surriscaldano, il gioco è quasi sempre interrotto e ci scappa pure qualche colpo sopra le righe. A pagare per tutti però è Volti, che allarga il braccio nel duello con Pierotti, convincendo Ferranti che tale gesto è meritevole di cartellino rosso. Beffa nella beffa, sulla punizione calciata da Gnagni la palla arriva a Martini, che porta a spasso Simoni e lascia partire poi una fiondata che si infila all'incrocio, tornando a gioire sotto la Mex a distanza di 4 mesi e mezzo dall'ultima volta. È il suggello di una prova maiuscola che rende onore al merito alla voglia di vincere dimostrata dai Brancaioli, a questo punto divenuti più che mai padroni del proprio destino. Che la loro sia una bella favola è sotto gli occhi di tutti, una favola alla quale ormai manca davvero solo il lieto fine.